Il destino di Soledar resta sconosciuto nella feroce battaglia tra truppe ucraine e russe. Mosca annuncia la presa della città, ma le autorità di Kiev confermano che la resistenza tiene. Le forze russe hanno evacuato circa 100 civili da Soledar e da villaggi vicini nella città di Shakhtarsk venerdì, nell'autoproclamata Repubblica Popolare di Donetsk. Continua la dura battaglia per la regione di Donetsk, continua la battaglia per Bakhmut e Soledar, per Kremina, per altre città e villaggi dell'est del nostro paese. Sebbene il nemico abbia concentrato tutte le sue forze in questa direzione, le nostre truppe, le forze armate dell'Ucraina, tutte le forze di difesa e sicurezza stanno difendendo lo Stato. Nella città orientale di Siversk, che rischia di subire gli stessi pesanti combattimenti della vicina Soledar, i pochi residenti rimasti, un centinaio, vivono in condizioni estreme negli scantinati dei palazzi bombardati.